Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Marco, per chi non mi conosce oggi farò la recensione e l'unboxing di questo trapano avvitatore a percussione Mensela. È un trapano ad impulsi, il modello è IDL1, andiamo subito a vedere di che cosa si tratta, me l'ha inviato Banggood per fare la recensione. Ora andremo a vedere tutte le sue caratteristiche tecniche, tutti i suoi dati, poi faremo qualche prova di funzionamento e poi come sempre traeremo le conclusioni. Seguitemi! Allora, innanzitutto apriamo la scatola. Noto con piacere che all'interno della scatola di cartone con cui è arrivato il trapano c'è questo contenitore in plastica che contiene appunto gli accessori, batteria, caricabatterie e trapano, e anche qualche accessorio come inserti per avvitare anche bulloni ci sono. La scritta Mensela è qui sulla parte frontale del trapano, le clip per aprire il trapano non sono abbastanza delicate, però non mi danno tanta sicurezza perché comunque sono in plastica, bisogna farci attenzione. Lo apriamo e all'interno troviamo il suo libretto delle istruzioni. Il modello è l'IDL1, è un cordless impact driver, praticamente sta a significare che è un trapano a impulsi a batteria, però il motore non è a spazzole ma è a induzione e dichiara che ha 260 Nm di coppia. Infatti io ho portato anche il modello Parkside Performance per fare qualche prova, in modo tale da vedere che ha 226 Nm di coppia e veramente ho lavorato tantissimo con quello, mi ha dato tante soddisfazioni. Voglio confrontarlo con questo che dice che ne ha 260, ma molte volte le caratteristiche tecniche di questi trapani non sono veritiere, come abbiamo visto anche nelle recensioni precedenti. Per quanto riguarda le batterie, già ve ne ho parlato sull'avvitatore a percussione, non sono veritiere perché all'interno ci sono batterie in parallelo che comunque raggiungono i 18 volt, l'abbiamo misurato anche con il tester, ma per quanto riguarda le batterie sono da 1,5 A e si capisce anche, si deduce dal caricabatterie che è un alimentatore 220 50 Hz con uscita 0,8, quindi per caricare la batteria da 1,5 A impiega comunque il doppio del tempo all'ora, quindi ci vogliono circa 2 ore per caricare questa batteria che dichiara 2 ma in realtà è 1,5 A. Per quanto riguarda la carica della batteria, stesso discorso, si accende il LED verde quando è carica, si accende il LED rosso quando invece la batteria è scarica e ha necessità di essere caricata, e quando ritorna il LED verde vuol dire che la batteria è completamente carica. La batteria si carica attraverso il jack che va inserito all'interno della batteria stessa, quindi non c'è bisogno di portare il trapano con sé per caricare le batterie. E abbiamo un comodissimo indicatore che ci indica lo stato di carica della batteria. In questo caso questa qui è carica, infatti sono accesi 4 LED verdi, non so se si vede bene, eccoli qua, e quindi ci possiamo rendere conto già da questo la batteria se è carica o meno. Vediamo all'interno della scatola che ci sono altri accessori, quali la clip che va montata direttamente sul corpo trapano attraverso un'apposita vite, in modo tale che possiamo utilizzare il trapano quando abbiamo necessità. Andiamo adesso a parlare del trapano invece, inseriamo una batteria. Per inserirla molto facilmente bisogna far corrispondere le asole della batteria più e meno con il più e meno dell'avvitatore e si attende il click. Una volta inserito si accende la luce di cortesia che ci permette di lavorare in condizioni di scarsa visibilità, quindi quando lo utilizziamo e lo mettiamo in funzione si accende la luce e rimane accesa per un po', è temporizzata questa luce, rimane accesa appunto anche se non premiamo l'interruttore per qualche secondo, comunque lei rimane accesa. Allora vediamo sulla parte bassa dell'avvitatore, possiamo vedere lo stato di carica della batteria come appunto anche sulla batteria, vedete si accendono le LED. In questo caso sono accesi 2 LED, 3 LED in base a quanto premo. Infatti l'interruttore on off che ci permette appunto la regolazione continua della velocità in base alla pigiatura che facciamo. Invece qui abbiamo sempre il solito selettore di marcia avanti, indietro e blocco macchina che ci consente appunto di effettuare la lavorazione che vogliamo fare, quindi invertire la marcia per svitare e mettere la marcia avanti per avvitare. Il bloccaggio non consente appunto l'accensione della luce LED, mentre con le due marce sì. In pratica sul corpo avvitatore qui in basso abbiamo 3 selettori, perché questo avvitatore è in grado di sviluppare 3 velocità, si può far lavorare con 3 marce diverse, la prima che va da 0 a 1500, la seconda che va da 0 a 2200, la terza che dichiara che va da 0 a 3500 giri al minuto. I colpi sono 3500 battiti al minuto, dichiara 260 Nm, e sulla parte superiore qui non abbiamo le spazzole, dentro c'è il motore ad induzione,
qui dietro c'è una calamita, infatti sono usciti anche degli inserti in dotazione, vi faccio vedere, eccoli qui, ci sono alcune chiavi che appunto servono per stringere i bulloni che hanno la testa esagonale e alcuni inserti tra cui attaglio e croce che fino ad ora non ho provato, ma oggi farò la recensione esclusivamente con questi in modo tale che riusciamo a capire anche la bontà di questi bit. Come vi dicevo, sulla parte posteriore c'è la calamita, quindi possiamo riporre direttamente l'inserto sul corpo trapano e si regge molto comodamente, anche se lo scuotiamo l'inserto non cade, quindi è una calamita abbastanza resistente. Per quanto riguarda la parte anteriore, qui c'è una protezione in plastica che protegge appunto la parte metallica che è questa qui grigia. C'è anche quest'altra gomma bianca che serve appunto a proteggere il mandrino e qui abbiamo il bussolotto di serraggio dell'attacco rapido da un quarto dell'inserto. Per inserire l'inserto basta tirare avanti il bussolotto e far incastrare il bit. In questo modo, come avete sentito, il click si è incastrato. Per estrarlo molto comodamente si tira in avanti senza reggerlo, perché comunque è una posizione che rimane fissa, si può estrarlo tirandolo in avanti, eccolo qui. Un'altra caratteristica di questo trapano è che si possono cambiare le velocità, come vi ho detto prima. Per farlo praticamente bisogna, qui siamo in prima velocità, qui ci sono tre indicatori LED che ci indicano appunto le velocità quali sono, lo mettiamo in marcia avanti. Adesso vediamo che siamo in prima velocità. Se vogliamo passare alla seconda basta pigiare sul tasto di spegnimento e siamo in seconda, però dobbiamo farlo quando il trapano è ancora con i LED accesi, altrimenti non viene visualizzato. Ecco, vedete, adesso siamo in terza velocità, possiamo scegliere in base all'esigenza che abbiamo, possiamo scegliere la velocità, però l'unica pecca è che possiamo cambiarlo quando soltanto dobbiamo mantenere premuto almeno un po' l'interruttore, altrimenti non riusciamo a farlo. Per quanto riguarda la marcia indietro invece non si possono cambiare le velocità, però si possiamo decidere se mettere la marcia continua o no. Se mettiamo la marcia continua, in questo caso non è acceso nessun LED, quando pigiamo sull'interruttore va sempre in massima velocità. Se invece facciamo accendere questo LED e siamo in marcia indietro, il suo procedimento, anche se premiamo a fondo l'interruttore, va a scatti. Prima di passare alle prove vi dico che ho comunque sia aperto il trapano prima di effettuare la recensione per caricare entrambe le batterie e vedere appunto quando riuscisse a resistere in base alle prove che facciamo il trapano attraverso le sue batterie. Le ho caricate tutte e due, vi dico un'altra cosa, vi dico il peso del trapano con e senza la batteria attraverso l'utilizzo di un dinamometro. Con la batteria pesa 1310 grammi, ovvero 1,3 kg. Ecco, la batteria più o meno pesa 200 grammi circa, perché senza batteria pesa 1,50 kg, quindi non è molto pesante, è abbastanza leggero, ergonomico e si può utilizzare tranquillamente. Detto questo, passiamo alle prove.
Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video, siamo alle conclusioni, spero di essere stato chiaro ed esaustivo nell'argomento, sia nella descrizione che nelle prove pratiche. Come avete visto, il trapano si è comportato bene, l'unica cosa che i 260 Nm dichiarati non sono veritieri, perché al momento in cui ho inserito il tirafondo da 20 cm non è riuscito a inserirlo fino in fondo, e invece con il trapano a impulsi performance della Parkside 226 Nm è riuscito ad inserirlo senza alcun problema. Per il resto ragazzi, al trapano non ho da dirgli nulla, perché tutte le lavorazioni che gli ho posto davanti le ha fatte senza problemi, a parte il fatto che è andato in protezione solo nel momento in cui stavo inserendo la vite tirafondi. Ragazzi, questo è tutto, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, ad iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi caricamenti. E se vi fa piacere iscrivetevi anche sulla mia pagina MDB Fai da Te. Non mi rimane altro che salutarvi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!